Ciao a tutti, io sono Alex, per chi non mi conosce, benvenuti sul mio canale iBrain e benvenuti alla mia serie di video sulla scienza e sulla fisica. Oggi vi porto un video su un team di scienziati che sta cercando di aprire un presunto Stargate per verificare la presenza di universi paralleli. Io adesso vi lascio al mio video e poi ci vediamo alla fine con le conclusioni. Buona visione, ciao! Un team di scienziati cercherà di aprire uno Stargate verso universi paralleli. Gli scienziati dell'OAC, Ridge National Laboratory, ha creato un team di tecnici, ingegneri e fisici che li aiuterà a vedere gli universi paralleli per la prima volta e forse uno potrebbe essere molto simile al nostro, con particelle, pianeti speculari e persino possibili specchi delle nostre vite. Secondo l'intervista alla NBC di Lynn Broussard, uno dei fisici a capo del progetto, questo sarà un tentativo di rivelare una realtà nascosta. La scoperta di universi paralleli potrebbe sembrare la storia di una serie di fantascienza, ma gli esperti hanno affermato in diverse occasioni che questo potrebbe essere un mezzo per spiegare i fenomeni fino ad ora rimasti senza spiegazione. Tuttavia, ad oggi, non sono state trovate prove concrete dell'esistenza di un mondo parallelo, ma ci si è limitate alle sole teorie. L'insieme di strani risultati che hanno ispirato questa nuova ricerca viene dagli anni 90, quando le particelle fisiche misuravano il tempo necessario a una particella di neutroni per decomporsi e in protoni dopo aver eliminato il nucleo dell'atomo. Due diversi studi hanno mostrato come i neutroni si sono decomposti a velocità diverse, piuttosto che alla pari, come è normale che accada. In uno, i neutroni liberi sono stati catturati da campi magnetici e portati alle provette. Nell'altro sono stati rilevati dell'aspetto di particelle di protoni da una corrente di reattore nucleare. Queste particelle separate nella corrente del reattore nucleare hanno vissuto in media 9 secondi in più rispetto a quelle rilevate nelle provette. Questo, che può sembrare minuscolo, ma per gli scienziati è qualcosa che non dovrebbe accadere, tuttavia l'esistenza di un mondo speculare potrebbe offrire una spiegazione che ci sono due vite di neuroni separate e potrebbe essere che circa l'1% di neutroni possa attraversare la fessura tra una realtà e l'altra ed emettere un protone rilevabile. Il nostro esperimento farà scoppiare un raggio di neutroni su un muro impenetrabile. Dall'altro lato verrà posizionato un rivelatore di neutroni che normalmente non dovrebbe rilevare nulla, ma se fosse stato rilevato un neutrone, la teoria è che avrebbe potuto attraversare il muro oscillando da un mondo all'altro e apparire in questo universo, in particolare nel laboratorio del Tennessee. Il team installerà anche campi magnetici sui lati del muro che potrebbero alterare la loro forza. Si prevede che alcune forze aiuteranno l'oscillazione delle particelle. Bene la teoria e l'esperimento siano stati seriamente trattati, gli esperti non hanno speranza di trovare un universo parallelo. Tuttavia, se viene rilevato un neutrone sull'altro lato del muro, ciò potrebbe significare qualcosa di molto più profondo di quanto si pensi. L'esistenza di universi paralleli o mondi speculari potrebbe anche spiegare altre anomalie, come la mancanza dell'isotopo di litio 7 nell'universo, che gli scienziati ritengono non essere fattibile con gli importi che il Big Bang avrebbe dovuto creare. Immensi raggi cosmici di energia rilevati che provengono da oltre la nostra galassia potrebbero anche essere spiegati attraverso gli universi paralleli, anche se questa non è la prima volta che si fa esperimento simile. È ancora incredibile che gli scienziati continuino a trovare modi per dimostrare l'esistenza di mondi paralleli. Eccomi qua per le conclusioni del mio video su questo gruppo di scienziati che sta cercando di aprire uno Stargate per verificare la presenza effettiva di universi paralleli. Anche questi scienziati non sanno che cosa riusciranno a fare. Io quando sento parlare di Stargate mi viene in mente il telefilm Stargate o addirittura anche il film dove c'è questo ipotetico cerchio che con delle energie particolari si apre un portale spazio-temporale per viaggiare nello spazio. Io non so che cosa stanno cercando di scoprire i nostri scienziati, sicuramente stanno evolvendo verso questi universi paralleli, so che ci sono molte teorie che stanno cercando di confermare la presenza di un multiverso.
Voi cosa ne pensate? Dai, fatemelo sapere nei commenti se avete qualche idea o qualche perplessità su questo video, se effettivamente i nostri scienziati già hanno scoperto qualcosa del multiverso e non ce l'hanno ancora fatto sapere. Io non so molto su questo argomento, sto cercando ancora di informarmi. In futuro comunque sto preparando anche un documentario sulla materia oscura e sulla, anche sulla teoria delle stringhe che si sposta molto verso il multiverso. Fatemelo sapere, io sarò molto curioso di sapere se qua c'è qualche esperto in più di me, se sa cose in più sul multiverso. Sicuramente ci sono delle teorie che sostengono che il nostro universo è una bolla e all'esterno di questa bolla c'è uno spazio vuoto dove ci potrebbero essere altre bolle di altri universi, e se questi sono universi paralleli, e sembra che questi esperimenti che vogliono fare questi scienziati è riuscire a mettersi in comunicazione con un universo parallelo all'esterno del nostro. Voi siete d'accordo con me, siete contrari, secondo voi è solo un argomento fantascientifico, quindi siamo sulla fantascienza più che sulla realtà. So che comunque ormai stiamo avvicinandoci sempre di più nel mondo quantistico, e so che nel mondo quantistico le leggi fisiche ordinarie iniziano a prendere delle pieghe un po' diverse, quindi cambiano un po' le leggi fisiche. Adesso io non vado molto a inoltrarmi perché non vorrei dire qualche cavolata, visto che sono argomenti che non conosco perfettamente. Detto tutto questo, io vi ringrazio come sempre e come al solito che continuate a seguirmi, a iscrivervi al mio canale, mi raccomando commentate, perché a me piacerebbe sapere che quando vi iscrivete mi commentate il video, almeno vi conosco e vi rispondo ai messaggi che lasciate sotto i miei video, e mi fa molto piacere. Il mio canale sta continuando a crescere, spero che continui. Questa è una nuova serie sulla scienza, sto iniziando a preparare un documentario sulla fisica, che il primo documentario che uscirà sulla fisica sarà quello della materia oscura, sarà un documentario diviso in moltissime puntate, saranno circa 30 puntate, dove andrò a parlarvi di tutti gli elementi e tutte le scoperte che è stata fatta sulla materia oscura e sull'energia oscura a livello di fisica, quindi di studio, non diciamo di favolette che si trovano in rete. Detto tutto questo, io vi saluto, vi ringrazio, vi lascio ai miei titoli di coda, che come al solito troverete un po' di informazioni sul mio video, e durante i titoli di coda troverete delle proposte presenti sul mio canale, che alcuni potrebbero essere sui video sulla serie della ufologia, mistero e paranormale, o altri tipi di serie che io produco sul mio canale. Io vi ringrazio e vi saluto, e ci vediamo con i miei prossimi video. Ciao!